Salve a tutti! Stasera vogliamo dare una definizione di compattezza topologica e, come potete ben notare, seppur in maniera molto macabra, ho rappresentato un compatto per rendere più comprensibile la definizione in termini matematici. Quindi consideriamo uno spazio topologico, come al solito indicato mediante la coppia XA, dove vi ricordo che X è un insieme e ha una topologia, vale a dire una famiglia di aperti che verifica determinate condizioni e sia K un sottinsieme dello spazio topologico che per brevità indichiamo soltanto mediante la lettera X. Diciamo che K è un compatto se e solo se da ogni ricoprimento di aperti della topologia A per K se ne può estrarre un ricoprimento finito di K fatto ancora di aperti di A. Nel primo caso abbiamo rappresentato gli aperti della topologia A in un numero che non ci interessa attraverso il colore azzurro e poi abbiamo fatto vedere che se K è un compatto si può estrarre un sottoricoprimento finito di K, cioè ci può essere un'unione di aperti di A che può ricoprire tutto K e questa unione è finita. Quindi in termini matematici diciamo che K è un compatto se e solo se dato K contenuto nell'unione per I appartenente ad I degli A con I della topologia A esistono gli indici numero finito I con 1, I con 2, puntini puntini, I con N tali che K sia contenuto nell'unione per J che va da 1 a N degli aperti A con IJ della topologia A.